Riumanizzare le cure, riaprire gli ospedali alle visite dei parenti, togliere le restrizioni disumanizzanti. In nome di questi diritti si batte il Comitato di Sana e Robusta Costituzione, che ha organizzato questa mattina un presidio davanti agli ospedali civili di Brescia e ha poi incontrato la direzione per un confronto. Tappa bresciana, gli ospedali civili di Brescia, dove abbiamo avuto la segnalazione che le visite dei parenti hanno subito un'ulteriore restrizione. Da 45 minuti, tetto massimo, sono state portate a 30 minuti. Ecco, noi ci siamo venuti ad accertare questa restrizione, come mai, anziché ampliare, anziché riumanizzare le cure, quindi tornare a ripristinare le visite dei parenti come erano prima, per esempio ora il pranzo, la cena, si va verso un'ulteriore restrizione, appunto, disumanizzante. E quindi siamo stati ricevuti dalla direzione sanitaria, che ci ha accolto, ha preso in carico le nostre stanze, opereranno una verifica. Io sono convinto che ritornerà, appunto, di moda l'umanizzazione delle cure, quindi amplieranno gli orari di visita. Ci siamo accertati anche che tamponi e mascherine non fossero un ostacolo all'accesso al diritto alla salute, perché rileviamo che ancora oggi sono imposte: o ti fai il tampone o non ti operiamo, o ti metti la mascherina o non ti curiamo. Ecco, quindi il Ministero ci ha garantito invece che tutto ciò sono solo raccomandazioni, e noi ci siamo venuti a raccomandare, ecco, che queste misure siano solo, appunto, raccomandazioni.